Ragazzi, ciao a tutti. Dopo tanti anni sono ritornato su YouTube, anche con la webcam. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzuoli. Ciao a tutti. Come state? Soprattutto, che mi raccontate di bello? E ragazzi, dopo tantissimo tempo siamo ritornati su YouTube. E con cosa ritorniamo? Con cosa ritorniamo? Con un bel Pokémon Smeraldo Randomizer. E mi raccomando, ragazzi, io faccio anche live su Twitch, quindi seguitemi su Twitch. Lascio il link in descrizione, comunque mi chiamo sempre XRG01. E ora andiamo subito su Pokémon, ragazzi, su Pokémon. Eccoci qui, ragazzi. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Incredibile, ma vero? Pokémon versione Smeraldo. Ovviamente il randomizer l'ho fatta io, ragazzi. Quindi, se volete avere il gioco, ditemelo. Vediamo qua 3. Poi mettiamo cornice numero 3 perché mi piace, ragazzi. Quindi, nuovo gioco. Vai! Andiamo, andiamo, ragazzi. Andiamo, let's go! Mamma mia, raga, Pokémon Smeraldo. Dimmi se si sente bene, ragazzi, il volume del gioco, il volume della mia voce. La schermata, se vi piace, assolutamente. Ok, Birch, gran professor Pokémon, ragazzi. Oh, Heracross, ovviamente è randomizzato, quindi non mi ricordo che c'era lui. Forse Zigzagoon, Meryl, boh, non mi ricordo, ragazzi. Ok, non mi ricordo che usciva come Pokémon. Ok. Pokémon Smeraldo, ragazzi, è stato il mio primo Pokémon. Quindi tanta roba. Io ovviamente mi chiamo Ricky01, ragazzi. Qual è il vostro Pokémon preferito? Versione Pokémon preferito e Pokémon preferito, ragazzi. Allora, versione gioco preferito a me è HeartGold SoulSilver. Proprio preferisco come leggendario Lugia, però vabbè, ci sta. Però ho giocato a HeartGold, cioè mi piace di più, non so perché. Invece, sui Pokémon mi piace di più Salamence, ragazzi. È il mio preferito Salamence. Non riesco a trovare un Funko Pop o qualcosa del genere. Manco un action figure o qualcosa. Un peluche, raga. Niente di Salamence, niente. Bene, iniziamo la nostra avventura, ragazzi. Andiamo. Fatta amicizia. Aspetto più tardi. Viene la battaglia. Ok. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Ok, siamo sul camioncino, quello piccolino, bellino, mamma mia, ragazzi. Due schiaffi qua, due schiaffi, raga, due schiaffi, proprio due schiaffi qua. Ok, usciamo. Ok, la mamma. Perché sono qui, tesoro. Il viaggio sul camion tra Zeloghi deve essere stato faticoso. Questa è Alba Nova. Ti piace? Ecco la nostra nuova casa. Ok. Una stanza tutta per me. Andiamo, ragazzi. Ovviamente qui. Ci. Aspetta. Ok, qui con le Pokéball, ragazzi, ci metterò ovviamente i Pokémon che avrò. Tutto randomizer, quindi possiamo. Potete consegnarmi anche voi dei Pokémon da avere in squadra, ragazzi, ovviamente. Io leggo tutto. Vi anche su Twitch, ragazzi, che faccio le live. E lì parliamo tantissimo. Anche su Discord, ragazzi. Qua abbiamo finito niente, orologio. Parliamo su Discord, facciamo tutto insieme, ragazzi. Tutto insieme. Io vi aspetto. Ovviamente quando ci sono le parti noiose, ragazzi, io le taglio. Non è che sto là a far vedere tutto. Qua ovviamente la pozione serve, quindi la faccio vedere, ragazzi. Poi lascio sempre i link in descrizione e tutto, eh. Vabbè, qui il padre, ragazzi, possiamo anche andare avanti. Ok, usciamo da questa bellissima casa, andiamo all'altra casa. Il mio gioco preferito è veramente. Cioè, il mio primo gioco Pokémon è stato Pokémon Smeraldo, ragazzi. Quindi, con Blaziken, che l'ho fatto arrivare al 100 sul Game Boy, quello piccolo. Mamma mia, ragazzi. Game Boy Color. Mamma mia, ragazzi. Quanti ricordi. Quanti ricordi, ragazzi. Cosa fantastica. Cosa fantastica, ragazzi. Cosa spettacolare. Proprio spettacolare. Vediamo Vera. Magari potete dirmi anche voi da portare. Pokémon versioni strane, qualcosa. Su Twitch sto portando
HeartGold, SoulSilver, facendoli shiny. Faccio anche Pokémon Scarlatto, Violetto, Radiant Red sto facendo ora. Poi porto anche Fortnite R6 per giocare tutti insieme, ragazzi. Ovviamente io porto sempre qualcosa per giocare insieme, per parlare, per passare del tempo insieme, tutti insieme, ragazzi. Ok, intanto andiamo qui sopra. Vediamo un po' che starter uscirà, ragazzi. Vediamo un po'. E tu, per favore, aiutami, prendi una poco e dammi lo zaino. Ok. Fluffy, Armaldo e Hitmonlee. Allora, questa è una decisione molto strana, ragazzi. Però, a me piace Ampharos, ragazzi, quindi devo essere sincero, prende Fluffy, ragazzi. Quindi, vediamo subito. Metto subito il Pokémon lì sopra, ragazzi. Arrivo subito. Ed eccomi qua, ragazzi. Eccomi qua. Abbiamo messo Fluffy lì sopra. Nel team. Ok. Un bel Fluffy, ragazzi. Andiamo un po' le mosse. Azione Ruggito e Tuono Shock. Ok. Usiamo Tuono Shock, vai. Qua va sempre il Zigzagoon con livello 2. Poi tocca scoprire, ragazzi, cosa avrà Vera come Pokémon. E lì sarà una bella lotta, secondo me. Ditemi nei commenti, ragazzi, voi cosa avreste scelto di Pokémon tra Armaldo, Hitmonlee e Fluffy. Non so perché, ma a me piace Ampharos, quindi non so manco se ci sono le evoluzioni randomizzate, ragazzi. Quindi non saprei se come diventa o robe del genere. Però io spero che Ampharos. Perché mi piace davvero tanto Ampharos. È un bel Pokémon, è un bel Pokémon. Ok, abbiamo ricevuto Fluffy, ragazzi, qui. Ok, qui metti no. Ok. Sì, andiamo. Allora, vediamo un attimo questo Fluffy, ragazzi. Ah, tipo terra, quindi, regà, randomizer è pure con le cose, con cioè cambia il tipo del Pokémon. Merda. Merda, ancora più difficile, regà. Io. Cazzo, ragazzi. Questa move è bella, eh. Questa move è bella, ragazzi. Andiamo a Vera. Oh, abbiamo incontrato un Pokémon selvatico. Ma cosa sto vedendo, Cradily, raga? Ovviamente non lottiamo. Non si scappa. Praticamente non si scappa, ragazzi. Mi sa devo lottare. Acido. Proviamo? Proviamo, ragazzi, proviamo. Ok, dai, proviamo, proviamo. Proviamo a ucciderlo, ragazzi. Proviamo a ucciderlo. Anche se mi sembra un po' difficile. Ok, statico. Abbiamo statico, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, il grande Fluffy. L'unica cosa è che lui si cura sempre, quindi vabbè. Se facciamo un brutto colpo, ragazzi, è la cosa più bella del mondo. Ma che forse che lo, se lo uccidiamo, ragazzi, ci dà una tantissima esperienza, secondo me. Velocità cala, vabbè, tanto lui è paralizzato, quindi non posso usare Tuono Shock perché, se mi ricordo, lui è di tipo roccia, ragazzi, quindi non gli farei tanto. Speriamo di ucciderlo. Sta durando, mi sembra, la battaglia Metapod contro Metapod, ragazzi. Non so perché, però mi sembra quella. Può attaccare. Però si cura. Minchia, non devo usare quella mossa, ragazzi. È un pezzo di merda, Cradily, eh. No, fallisce. Ok. Però merda sicura. Ok, ragazzi, cioè, è durata tantissimo, vi giuro. È durata tantissimo. Cioè, stavo per morire, ma è durata tantissimo.
Finalmente l'ho ucciso con una cazzo di azione. Purtroppo non ho fatto vedere perché, cioè non sono riuscito a farlo vedere perché è durata tantissimo, ragazzi, ma vi giuro. Cioè stavo qui da 3 minuti, 4. Cioè, non riuscivo a batterlo. Mamma mia, ragazzi. Avrò usato 7 azioni di fila proprio. Ma non riuscivo, cioè ogni volta falliva. È una cosa incredibile comunque, non ho mai visto una cosa del genere, ragazzi. Era la battaglia Metapod contro Metapod, identica. Magari trovare Salamence, ragazzi, magari trovare Salamence. O Bacon, o Shelgon, qualcuno. Beh, andiamo a battere Vera, ragazzi. Andiamo a battere Vera, vai. Speriamo di... C'è un Pokémon non di tipo terra, ragazzi, perché sennò sono fottuto. Ma nel vero senso della parola. Ok. Vai. Vediamo un po' chi ha lei, ragazzi. Vediamo un po'. Sono molto curioso di questa cosa. Noctowl! Mamma mia, ragazzi, c'ho proprio il culo in faccia. C'ho. Vai con Tuono Shock. Però attenzione. Perché non è volante. Mi sono dimenticato, ragazzi, che io ho il Fluffy di tipo terra. E abbiamo cose diverse ora. Mi sono dimenticato questa cosa. Quindi quel Cradly forse non era roccia. Tocca scoprire ora queste cose. Ok, statico. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi. Abbiamo vinto anche questa battaglia incredibile. Però bello un Noctowl, è un bel Pokémon. Ovviamente, ragazzi, se volete consigliarmi dei Pokémon, io li catturo. Se li troviamo, ovviamente, Se ovviamente seguite anche la serie, potremmo fare altre tantissime serie, magari con i vostri soprannomi, sui Pokémon, qualcosa del genere. Vieni anche live su Twitch, ragazzi, xrighi-01. Vi aspetto. Ok. Andiamo al laboratorio, ragazzi, ci vediamo subito lì. Ok, eccoci qua. Laboratorios. Allora, se mi ricordo, ragazzi, da... ci dovrebbe dare il Pokédex. Ok, sì. Giusto così, fratello Ricky. Ok. Grande Vera. Perché comunque Fluffy. Tanta roba, secondo me. Qua nel secondo episodio, ragazzi, cattureremo un po' di Pokémon. Ora, ritorniamo qui sopra che c'è la mamma che ci dà le scarpe. La corsa. Sì, va bene. E ritorniamo sopra a la città più bella del mondo. Niente scherzo, gente. E salviamo lì, ragazzi. Ok. Casomai, se riesco... andiamo subito lì sopra. Ipno, ragazzi. Non mi interessa. È uscito un Ipno mentre stavo andando sopra. Non si scappa. Ovviamente sempre così. Usazione. No, ipnosi, ragazzi. Dai. Ok, si è svegliato, l'ho pure attaccato. Mi ha fatto confusione. Ok, ucciso, easy. Proprio easy, ragazzi. Ok. Ok. Ok, si corre così. Andiamo al centro Pokémon, ragazzi, di Solarosa. Grandissima città, ragazzi, sempre nel nostro cuore. Ok. Io direi, ragazzi, che ci possiamo vedere anche nel prossimo video episodio di Pokémon. Quindi salviamo, ragazzi, mi raccomando, faccio un bel cuoricione, non ho mai sentito, però corazon, un bel corazon, vi voglio bene, mi raccomando, mettete il like, non mette a fuoco questa cam. Ok, mettete like, commentate e ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli.